Ciao avventurieri, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo nelle Marche, sui Monti Sibillini e precisamente sul Monte Vettore. La giornata è molto bella, qualche velatura sparsa ma che non dà fastidio. E la temperatura è un po' freschetta, c'è una brezza molto simpatica. E questa escursione inizia veramente bene perché sovrasta tutta la piana di Castelluccio di Norcia e questo è il periodo del suo massimo splendore, che è in fioritura. Adesso cercherò di farvi vedere qualcosa con qualche inquadratura. Vi ho detto prima che non sto da solo, ma abbiamo una piccola escursionista che si stava addobbando per girarsi. Marta, saluta. Ciao. Quindi le facciamo fare questa passeggiatina. Ok, abbiamo raggiunto l'attacco alla vetta, quindi abbiamo un rifugio dietro di noi che al momento non saprei neanche dirvi il nome del rifugio perché non l'ho trovato intorno e l'avevo letto ma onestamente adesso non me lo ricordo, l'avevo letto su una guida e niente, qui dietro di noi abbiamo il Monte Vettore con la vetta coperta dalle nubi. Quindi tra poco ci tufferemo come l'ultima volta sul Corno Grande in questo mare di nebbia. Far over the misty mountains cold to dungeons deep and caverns old, we must wait ere break of day to seek our pale ancient gold. Abbastanza nuvoloso, molto ventoso, a parte qualche apertura su questo versante, però insomma le nuvole sono molto in movimento, quindi chissà se magari proviamo a fermarci 10 minuti e vedere se ci regala qualche bello scorcio panoramico. Thank you.
guardate il culo, che come siamo riscesi si è aperta la vetta. Siamo stati tipo mezz'ora su, tutto coperto. Siamo scesi e si è aperto. Classico. Comunque, adesso riscendendo facciamo una piccola deviazione per passare ai laghi di Pilato, che in realtà è un lago. E quindi dobbiamo riscendere e riperdere un po' di quota, circa 300 metri per 3 km. E poi altrettanti al ritorno per rimetterci sul sentiero e ripercorrere la stessa strada che abbiamo fatto adesso a salire per tornare alla moto. Sto scendendo ai laghi di Pilato per fare una ripresa da sotto e ho lasciato Marta sopra, così le ho evitato tutta questa discesona e poi la conseguente risalita, anche perché sono tutti passaggetti su roccia che a lei non piacciono tanto. Quindi vado al volo giù, faccio un paio di riprese e ritorno. Ah, credo di aver sbagliato strada. Caspiterina, sono sceso da questa sassaiola, ma non era questo il sentiero, perché sono arrivato poco più sotto che c'era poi uno strapiombo e ammetto di essermi un attimo cacato sotto. Sì, cacato sotto. Ho fatto fatica a risalire anche. Allora sono tornato un pezzetto indietro e ho trovato il sentiero, che tra l'altro è semplicissimo. E eccola lassù Marta che ci saluta. No, guarda, vi giuro, sono sceso per quella parte sbagliata e mi sono trovato affacciato su sta sporgenza. Mi sono veramente, c'avevo le gambe e mi facevano Giacomo. Pure al ritorno su stavo un po' colpito, ecco. Vabbè, di qua è decisamente molto più semplice. Ce la facciamo pure di corsa per non far aspettare Marta. Ammazzo. Oh, eccoci finalmente giunti ai laghi di Pilato, che in realtà sono laghi in estate inoltrata, quando si prosciugano, ma nel periodo subito dopo la neve diventa un lago unico. Con la su Marta che ci saluta con la mano. E tra l'altro là, quella scarpa da là è dove probabilmente mi sono affacciato, che avevo sbagliato strada. Quindi diciamo che vederla da qui mi rendo conto che avevo tutte le ragioni per cagarmi sotto. Ho appena incontrato una guida del parco che insomma mi ha fortemente consigliato di raggiungere l'altro laghetto non recintato attraverso un unico versante, perché mi ha spiegato che c'è una specie animale, non so, credo sia una sorta di mollusco perché sembra un gamberetto, si chiama chirocefalo del Marchesoni, che è una specie endemica, significa che sta solo qua. Cioè, questa cosa è incredibile, quindi c'è questo animaletto che, se lo volete vedere, potete venire solo qua. Sono riuscito anche a riprenderlo, seppur forse l'immagine è venuta un po' sfocata perché è piccolo piccolo, è un centimetro nell'acqua. Sì, perché se dice che è un gamberetto è rosso, infatti. Oh, sta entrando l'acqua.
Allora, come vedete ho raggiunto Marta nuovamente, abbiamo mangiato, abbiamo fatto una lunga siesta, lunga, molto lunga, perché Marta si doveva riprendere. E adesso insomma dritti in fondo e torniamo alla moto. Abbiamo appena terminato questo Monte Vettore, che per essere un 19 luglio è stato abbastanza freddo. Oh, non freddo, cioè pile. Comunque bellissima escursione, molto panoramica, soprattutto questo periodo per la fioritura di Castelluccio di Norcia. È bella, impegnativa, perché mantiene una salita costante e in soli 5 km si guadagnano 950 metri di dislivello, quindi è una bella escursione che mette alla prova un po' tutti. Detto questo, ragazzi, vi auguro una buona serata e ci vediamo alla prossima escursione. Ciao!